Amici del canale Petorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Nuova recensione musicale sul canale e parliamo di un EP che ho appena finito di ascoltare, quindi parliamo in tutto e per tutto di una recensione a caldo. Sto parlando dei The Contortionist, una delle mie band prog metal preferite, se non la mia preferita in assoluto, che a sorpresa hanno rilasciato un EP chiamato Our Bones. A sorpresa in realtà mica tanto, perché siamo nel 2020 appena iniziato e l'EP è uscito ad agosto 2019, per cui iniziamo ufficialmente l'anno 2020, oltre alla classifica della Chart Rundown, con un lavoro per la verità passato, ma comunque è un buon segno, perché già nel 2020 ci saranno delle annunciazioni e delle interessanti cose importanti dal punto di vista rock and metal per quanto riguarda alcune band che conosco importanti, come per esempio Twin Atlantic e Gemini Syndrome, e non potevano dunque mancare anche The Contortionist, band progressive metal americana che vengono da un album veramente sontuoso che è Clairvoyant, album che ho comprato anche fisicamente, ed è raro che sinceramente compri un album fisicamente, vuol dire che mi ha veramente coinvolto tanto. Questo Our Bones è un EP uscito a sorpresa ad agosto 2019 ed è praticamente una sorta di fusione di tutti gli album che hanno reso famosi The Contortionist nel panorama prog metal, a partire da Language, con qualche spruzzatina di Intrinsic, con qualche aggiunta di Clairvoyant, l'album più bello della serie. Sono quattro canzoni, di cui tre originali e una è una cover, tra l'altro una cover mica indifferente, quella di 1979 degli Smashing Pumpkins, veramente reinterpretata dei livelli incredibili, e le altre canzoni appunto erano pezzi scritti da Michael Lesser, che sicuramente è l'uomo, il cantante che sta cercando di dare una direzione ben precisa a questi The Contortionist, e veramente ci sta riuscendo. Follow e All Grace sono le mie due canzoni preferite di questo Extended Play. Non amo particolarmente Empty Grave, che è la canzone che ha pompato di più questo Extended Play. È comunque una canzone che ha un messaggio dietro molto importante e significativo, ovvero è un ringraziamento espresso proprio da Michael Lesser dei compagni ai fan dei The Contortionist, che hanno sfruttato la musica della band progressive metal americana per uscire da storie importanti di depressione, comunque non di vicissitudini molto allegre, e la musica dei The Contortionist ha fatto un po' da terapia a tantissimi fan americani per uscire da questo periodo clamorosamente importante e negativo, e quindi Empty Grave è di fatto un ringraziamento ai suddetti fan. Come musica proposta non mi ha interessato tantissimo questa Empty Grave, ho provato più emozioni sinceramente alle altre canzoni, soprattutto Follow, perché ancora una volta si vede la espressione di Michael Lessard e la vocalità soprattutto del cantante americano che prende la sopravvento rispetto alla strumentale, che di base era sempre stata la chiave di volta dei The Contortionist. Qui Michael Lessard riesce ancora una volta a evolvere la propria tecnica, reinserendo ogni tanto qualche scream nei pre-ritornelli, che sono un qualcosa in più che mancava effettivamente ai The Contortionist dai tempi di Language, album dove hanno effettuato canzoni di altissimo livello, come appunto la stessa title track, oppure Thrive o Arise, per dare dei titoli importanti. All Grace invece è una sorta di ballata di un paio di minuti che fa da preludio a 1979, la cover degli Smashing Pumpkins, che sicuramente è un ottimo reinterpretazione. Peccato appunto per Empty Grave, che non dà un voto pieno a questo Our Bones. Comunque è un extended play assolutamente interessante, e chissà che non possa essere il preludio a un lavoro importante che potrebbe uscire o nel 2020 o chissà in tempi un po' più lunghi, magari il 2021. Io spero già comunque un qualcosa in più in questo 2020, e adesso fatemi sapere cosa ne pensate di questo extended play. Sicuramente Follow e All Grey sono titoli da ascoltare, sicuramente non i più facili per iniziare ad ascoltare gli The Contortionist, ma sicuramente canzoni di ottimo livello. Un po' meno bene Empty Grave, la cover di 1979 invece è di ottima fattura, direi un set pieno per un extended play, ma comunque un buon inizio di questo 2020 anche dal punto di vista musicale, seppur appunto questo lavoro sia del 2019. Il saluto da parte di Petorgard. Allora fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione musicale, vi invito come sempre a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, non solo a questo, anche al canale sportivo che parla di Formula 1 e Baseball, qui sta sempre in descrizione, e anche alla pagina Facebook qualora ancora non l'aveste fatto, e ovviamente aspetto con attenzione le vostre opinioni. Ancora una volta il saluto da parte mia, e ci vediamo a un prossimo video.